Continuiamo con questo tema per andare a capire come l'intelligenza artificiale può aiutarci in questo. E allora apriamo questo panel dal titolo Illeciti in rete, nuovi approcci e metodologie investigative attraverso appunto l'uso dell'intelligenza artificiale. Lo facciamo con Alessandro D'Alessio, CEO di Data Crypto, Alessandro Ghezzi, Senior Sales Engineer di CrowdStrike, Giuseppe Mocerino, Presidente NetGroup, Claudio Paganelli, responsabile Cyber Competence Center di Intellera Consulting. Prego. Bene, D'Alessio, partirei direttamente da lei. Allora, più che nel metaverso, l'attenzione mediatica per quanto riguarda l'innovazione catturata da ChatGPT ed altri modelli di intelligenza artificiale generativa, che possono essere utilizzati anche in modo malevolo per scrivere codici finalizzati a attacchi cyber. Fortunatamente ancora con scarsi risultati, ma è un fenomeno in ascesa. Lei è un esperto di crittografia. La crittografia come ci può aiutare in questo a proteggere il dato intrinseco? Buonasera a tutti. Intanto la crittografia ci aiuta perché aggiunge un altro livello di sicurezza, diciamo, su quello che solitamente usiamo per proteggere il perimetro, protegge il dato puro nella sua interezza. Diciamo che con i nuovi sistemi di intelligenza artificiale avremo il problema chiaramente di evitare attacchi lanciati da qualsiasi parte, però ricordiamoci anche che comunque l'intelligenza artificiale si basa sulle conoscenze dell'uomo, cioè per cui sui nostri algoritmi matematici, sulla fisica, sulla semantica, su quello che effettivamente l'uomo ancora sa. Non siamo ancora a Skynet, perché è un appassionato di film, non ci siamo ancora arrivati. Abbiamo già simulato gli attacchi di intelligenza artificiale e abbiamo verificato che in realtà i sistemi di crittografia abbastanza complessi riescono a mantenere l'integrità del dato, di non fargli sfiltrare. Questo però vale anche al contrario, no? Cioè, nel senso che ci difendiamo, ci attaccano, ma ci dobbiamo anche difendere. Per cui l'utilizzo della crittografia è una garanzia dell'esfiltrazione del dato, cioè che cosa devi fare in realtà, che cosa facciamo nel caso che il dato venga esfiltrato. Tu sai, noi sappiamo che loro non lo possono utilizzare perché il dato è criptato, non devi decriptarlo, devi fare tutto un altro lavoro chiaramente sul dato, che è molto complicato. Un po' quello che succede nel mondo reale, vi faccio un esempio. Immaginate che in Danimarca nel 2022 la Danimarca non ha avuto nessuna rapina in banca, perché loro che cosa hanno fatto? Hanno scelto di proteggere il denaro con dei metodi abbastanza semplici, che dall'inchiostro, dall'inchiostrazione al fatto di poterli mettere in una cassetta di sicurezza, per cui chiaramente hanno evitato che qualcuno andasse a rapinare la banca, perché tanto il contenuto che loro avrebbero comunque preso non potevano utilizzarlo. Questa è un po' l'idea di un alto livello di sicurezza anche nei confronti dell'intelligenza artificiale. E poi ci ritorniamo. Sì. Ghezzi, in base alla sua esperienza e alle capacità dell'azienda, ci aiuta a capire in che modo è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale in modo efficace per contrastare questi illeciti in rete? Sì, grazie, buonasera a tutti. Inizierei condividendo quello che è un numero importante che la mia azienda attualmente gestisce, fonte Global Threat Report, che è stato pubblicato proprio ieri, quindi dati aggiornati, 1.000 miliardi di dati telemetrici al giorno processiamo, fonte telemetrica ovviamente il parco del nostro endpoint. Questo dato è continuamente in crescita sia in termini quantitativi che anche qualitativi, perché chiaramente con l'avvento del cloud la pandemia già ci ha costretto a processare un quantitativo di dati diversi, no? Il laptop che esce fuori da un perimetro circoscritto e controllato dell'azienda verso un contesto non controllato, casa nostra in primis, ci ha già costretto e abituato a dover processare in modo diverso questi dati. L'avvento del cloud con l'ibridizzazione delle aziende, quindi con protocolli nuovi e anche con metodologie di nuove di accesso al dato che si sono andati aprendo, hanno, diciamo, complicato lo scenario sempre di più. Un quantitativo di dati di questo tipo ovviamente non può
essere processato da un essere umano, tantomeno può essere processato da tecnologie che basano la loro logica ancora su dei partner tradizionali. Altro dato importante è che noi rileviamo che nell'arco di un anno, nel passaggio da un anno all'altro, siamo passati dal 62 al 71% di attacchi effettuati senza malware. Quindi il vecchio approccio, anche basato sul semplice machine learning, utilizzato per individuare un oggetto cattivo, fra virgolette, è stato superato. E questo ha corrisposto a uno shift, a uno spostamento importante di attacco verso l'utenza. Quindi si attacca l'utente a casa, vicino al mio laptop, ma magari c'è il computer di mio figlio, viene compromessa quella postazione a livello di utenza e io con quell'utenza sono in grado di spostarmi all'interno del perimetro aziendale che contemporaneamente si è smaterializzato on-prem piuttosto che in infrastrutture cloud. Quindi è fondamentale, noi utilizziamo algoritmi di intelligenza artificiale per dare un senso a questi dati e trovare oggettivamente quello che è all'interno di questa massa telemetrica importante, che ripeto, continuamente in crescita per quantità e qualità, si annida. Quindi diciamo è fondamentale oggi l'utilizzo di un connubio di bravi data scientist che siano in grado di scegliere i più opportuni algoritmi coadiuvati da uomini della cyber security, in particolare analisti. Noi abbiamo un team di investigatori che collabora ad arricchire e ad individuare quello che è in questa telemetria nocivo per le infrastrutture IT, che lavorino in modo molto congiunto affinché questi algoritmi vengano correttamente addestrati su dataset di dati. Sempre in merito a questo vorrei sottolineare il fatto che ancora oggi non siamo arrivati a questo livello, ma avremo prima o poi delle smart city, quindi il quantitativo di oggetti e anche la tipologia di dato che questi oggetti porteranno all'interno dell'infrastruttura e le relative minacce, pensiamo alle auto a guida autonoma, tanto per citare un esempio che è sotto gli occhi di tutti, avremo nei prossimi probabilmente 5-10 anni, porteranno come nuove minacce. Quindi è fondamentale riuscire nel tempo a evolvere anche quelli che sono gli algoritmi di intelligenza artificiale, molti dei quali vengono da fonti diciamo universitarie, come sappiamo, e diciamo adattarli, cucirli un po' come fosse un abito sartoriale addosso a quella che è l'evoluzione delle minacce. Presidente Mucerino, ovviamente l'intelligenza artificiale viene utilizzata nell'attività predittiva, ma dal suo punto di vista qual è la migliore metodologia da applicare per mitigare questo rischio cibernetico? Beh, sicuramente le applicazioni, le metodologie, le tecnologie legate all'intelligenza artificiale possono aiutare a rendere più sicuri i dati e quindi le infrastrutture. Farei però una classificazione rispetto alla crittografia, a quelli che sono gli strumenti di crittografia dei dati e di come in qualche modo questo possono mitigare quelle che sono le azioni malevole tipo ransomware, rispetto a quelle che sono attività di prognostica predittiva. Dal mio punto di vista l'approccio alla cyber deve passare attraverso una strada legata proprio a un'analisi preventiva degli eventi. Dall'ultimo rapporto annuale dell'AISE emerge in maniera molto chiara che già il fenomeno del ransomware è ovviamente nel finire. Adesso si sta annunciando una nuova tecnica di attacco e di violazione, che è il wiper, che non mira alla crittografia dei dati e quindi alla presa in ostaggio degli stessi, ma bensì alla cancellazione. Quindi risulta chiaro che qualunque metodologia di crittografia di questi dati risulterebbe essere vana. Quindi il tema è utilizzare quelli che sono algoritmi di analisi predittiva dei segnali deboli, tali per cui da poter in qualche modo andare ad anticipare quelle che sono le attività criminali da parte di questi soggetti. Un altro dato che emerge nelle ultime settimane dai nostri laboratori e competence center, prima in qualche modo soprattutto dalla guerra in Ucraina, queste bande di cyber criminali erano abbastanza note, quindi erano in qualche modo il gruppo Conti e tantissimi altri. Negli ultimi mesi si è in qualche modo verificata la comparsa di cyber foreign fighter, cioè dei soggetti che non appartengono a una organizzazione. Perché questo? Perché sul dark web sono stati resi disponibili una sorta di tool per chi in qualche modo in autogestione
vuole commettere e mettere in piedi attività criminali. Ci renderemo conto e vi renderete conto che quindi questo significa abbattere completamente quelle che sono le barriere di controllo di queste bande, che in qualche modo diventano non censite, e quindi ancora di più occorre attivare una metodologia predittiva, andando in qualche modo a individuare quelli che sono i segnali deboli, le discussioni, i punti di ascolto, anche le tecnologie che vengono rilasciate, perché l'evento WannaWare che ha colpito il nostro paese, ma anche molti altri paesi nel mondo, è significativo come un patching non effettuato su un sistema vada a mettere in crisi intere infrastrutture. Paganelli, a lei ci può ricordare questo crimine digitale, come è cambiato e perché è importante riconoscerlo in tempo? Allora, buonasera. Prima vorrei dare un contesto a tutti i numeri che sono stati dati. Noi veniamo da 3 anni dove ci sono stati 2 eventi che hanno stravolto il mondo, fisico e virtuale, la pandemia e la guerra ucraino-russa. In questo contesto il primo ha dato un boost, ha aumentato la superficie di attacco, sdoganando il concetto di device privato per pubblico, lavoro da remoto, quindi ha messo in difficoltà gli addetti ai lavori, quelli che dovevano proteggere questi device. E la guerra in Ucraina ha sdoganato il concetto di cyber war, quindi che è ancora più forte oggi in questi giorni. Quello che è cambiato è, parliamo di numeri, più 300% di attacchi DOS distribuiti, 11 secondi, un ransomware in 11 secondi, quindi è aumentato sia il numero degli attaccanti, degli attacchi, ma anche l'efficacia degli stessi. A me un numero ha fatto pensare nell'ultimo anno, che l'80% degli attacchi ha avuto un indice di compromissione molto alto. Quindi è migliorata la capacità dell'attaccante e la sua capacità di fare male alle amministrazioni e alle aziende. Questo vuol dire che anche gli attaccanti, oltre ad avere un campo molto più ampio di attacco, hanno migliorato e a loro volta utilizzano sistemi di AI e machine learning come il deepfake, che avvelena l'informazione, che è il feeding del machine learning, piuttosto che altre tecniche di information gathering, che ha aumentato la capacità di avere attacchi APT che una volta erano molto più complessi e in maniera molto più agevole. E quindi l'attaccante oggi utilizza tecniche molto più evolute e il machine learning che noi dovremmo utilizzare per controbattere. Molto bene, un'ultima domanda per tutti e quattro. D'Alessio, ieri sera per curiosità ho visto una guida stilata dall'agenzia cyber francese sulla crittografia e addirittura la classificazione dei diversi tipi in base alle esigenze. Assolutamente. Anche la nostra agenzia l'ha fatto. Perfetto. La crittografia omomorfica, per esempio, quali caratteristiche ha? È un layer in più? Che cosa offre? Diciamo un layer in più, è una tecnica di encryption che permette di mantenere, la faccio molto breve, di mantenere il dato criptato e poter essere utilizzato senza mai decriptarlo, specialmente nel cloud, in premises, insomma, questo è un po' il vantaggio, cioè la consapevolezza di mantenere un dato da qualche parte che sia criptato, che tu puoi leggere e decidere che cosa e chi può leggere determinate cose senza mai decriptarlo finché non rientra nel perimetro, diciamo, aziendale. Diciamo che serve la crittografia omomorfica, ma anche le altre tecniche di crittografia, secondo noi aggiungono un livello di sicurezza, no? Cioè non ti danno la certezza sua, aggiungono un altro livello a quello che è già la sicurezza del perimetro, dove tutti sicuramente saranno più esperti di noi, ma che sicuramente c'è bisogno di proteggere anche il contenuto. Protegge fondamentalmente il contenuto. Molto bene. Ghezzi, continuiamo a parlare dell'intelligenza artificiale, di questi sistemi di machine learning che ovviamente li utilizziamo noi da questa parte, ma anche gli attaccanti. Allora cosa si fa? Innanzitutto c'è da dire che
l'artificial intelligence in generale non è la panacea di tutti i mali. Noi abbiamo un team di analisti che riesce a rilevare un delta, ancora cito sempre dei numeri, 77.000 eventi circa in un anno di attacchi sofisticati che possono sfuggire a questo contesto, perché le macchine ancora non hanno e forse non avranno mai quello che caratterizza l'uomo, cioè l'intuito, quindi la capacità di individuare qualcosa non basando sicuramente su dei calcoli. Dall'altra parte gli attaccanti stanno ovviamente utilizzando le stesse armi in buona sostanza di chi si difende e hanno imparato anche a trovare, e il Maitre ha sintetizzato questo con una nuova matrice Atlas di tecniche di evasione, come era un tempo, per chi si ricorderà che l'età mia le tecniche di evasione degli IDS, oggi le tecniche di evasione del machine learning piuttosto che dell'artificial intelligence. Se ne parla peraltro anche nel mondo sempre delle auto a guida autonoma, con i pericoli sottesi, no? a questi tentativi di attacco. Quindi è importante che l'uomo sia sempre dietro la macchina e che controlli quello che succede, perché ripeto, l'intuito che ha un essere umano con le mani sul volante, quindi. Con le mani sul volante. Mocerino, sappiamo che spesso gli attaccanti colpiscono il pesce piccolo per entrare poi in un'infrastruttura critica, oppure colpiscono una pubblica amministrazione locale, anche perché più vulnerabile rispetto a quella centrale. Secondo lei com'è possibile creare un'alleanza tra pubblica amministrazione locale e il privato? Beh, sicuramente bisogna porre in essere un'alleanza trasversale, ma a partire soprattutto e porre l'accento su quello che in qualche modo è ben sintetizzato, prima il comandante generale del nucleo frodi tecnologiche lo citava, nel libro bianco del comando generale, dove viene chiaramente tracciata quella che è la formazione minima di base che qualunque tipo di operatore deve avere per poter ben gestire e manipolare le informazioni. Noi possiamo porre in essere tutte quelle che sono le tecnologie di crittografia, di investimenti, di infrastrutture, ma se di base non esiste un corretto utilizzo e quindi una formazione minima di base degli operatori, qualunque tipo di sforzo, di investimento è vano. Sicuramente in Italia, parlando del nostro paese, abbiamo una, in qualche modo, parlando dell'amministrazione, una vista a due velocità. C'è un'amministrazione centrale che ha posto in essere già importanti investimenti e che ha un ottimo livello di attenzione su quelli che sono i temi della sicurezza. La situazione diventa un po' più critica rispetto alle amministrazioni locali, dove non sono stati fatti grandi investimenti, c'è una grande carenza sulla sensibilizzazione verso quelli che sono i temi delle tecnologie in genere, e soprattutto, almeno quello che registriamo noi dal mercato, non c'è una proiezione rispetto a dei piani di sviluppo. Quindi questo andrebbe attenzionato anche da parte del governo centrale. Molto sta facendo l'Agenzia Nazionale sulla sicurezza, che in qualche modo, anche con un'azione di sensibilizzazione del problema, pone l'accento nel bisogna fare qualcosa. Questo io tengo a ribadire sempre in ogni tipo di intervento, in ogni tipo di contesto. Il tema della cyber impatta su quello che è la competitività del nostro paese. Un paese che non è cyber resiliente non è un paese competitivo. Quindi assolutamente intervenire nel caratterizzare quello che è l'addestramento di base del personale, porre degli investimenti nel 2022 a in qualche modo circa 1,7 miliardi di investimenti sulla cyber sono già stati fatti in Italia. Quindi in Italia stiamo facendo molto, insomma, sia la parte anche investigativa, la parte politica, l'aspetto normativo. Nel decreto milleproroghe bis di agosto, per la prima volta in Italia è stata data la possibilità al Presidente del Consiglio in carica di poter porre in essere delle azioni difensive in caso di attacco che pone in pericolo le infrastrutture critiche. Quindi questo è un grandissimo passo avanti. Quindi un paese cyber resiliente è un paese competitivo. Questo è nel 2023 un qualcosa di cui noi dobbiamo avere una piena consapevolezza.
E l'Italia è un paese cyber resiliente anche dal punto di vista della normativa, in continuo aggiornamento. Paganelli, in conclusione, si conoscono già i futuri usi dell'intelligenza artificiale per contrastare gli illeciti in rete e le minacce cyber? Assolutamente sì, è in continua evoluzione, ci sono applicazioni già esistenti per l'analisi delle reti sociali, per prevenire appunto i comportamenti, la parte reputazionale, l'investigazione. Parlavamo della supply chain, quindi qualcosa di preventivo, quindi capire se un fornitore è affidabile sotto il profilo cyber, piuttosto che sulla digital forensic, per identificare partner e indici di compromissione che sono attendibili con la creazione di MISP, che possono essere poi condivise con le altre aziende. Però io vorrei porre l'attenzione su un aspetto che è un po' trascurato, sulla strategia di cybersicurezza. A prescindere dalla tecnologia AI, ML e quant'altro. Quindi un'analisi del rischio fatta bene sul contesto pubblico-privato, identificare KPI che siano misurabili e che continuamente monitorano l'analisi del rischio, l'evoluzione, il change management, l'evoluzione del business, per riuscire sempre e per evitare, come è successo adesso, l'attacco VMware che ha messo in ginocchio qualche amministrazione per patch vecchi di 2 anni. Quindi attenzione alle competenze, ma alla strategia cyber ancora prima della tecnologia. Grazie mille ai nostri ospiti, Alessandro D'Alessio, Alessandro Ghezzi, Giuseppe Mocirino e Claudio Paganelli. Grazie mille.